Ciao a tutti e a tutte, per chi non mi conoscesse io sono Francesco e nel video di oggi voglio portarvi dentro alcuni schizzi e studi preparatori che ho fatto ultimamente. In questo periodo sono molto affascinato dai dipinti impressionisti delle ninfe di Monet e dalla letteratura classica di Shakespeare, in particolare nella storia di Ofelia. Secondo me questi soggetti hanno in comune una sorta di estetica visiva che amo molto e che mi piacerebbe riprodurre nei miei dipinti futuri. Così in questo periodo mi sono messo a fare degli studi su questi soggetti e ho voluto testimoniare tutto questo in un video sperando che possa esservi di ispirazione. Prima di dipingere, una cosa che sono abituato a fare è quella di provare a disegnare velocemente i soggetti. Questo mi permette di accelerare l'esecuzione e conoscere meglio ciò che sto riproducendo. Ho deciso di disegnare sul mio sketchbook delle ninfee. Un esercizio che faccio è quello di darmi un tempo di esecuzione, cioè stabilisco preventivamente in quanti minuti devo realizzare lo schizzo. In questo modo la mia attenzione non si perde in dettagli, ma va subito al sodo nel disegnare la forma. E questo è un esercizio importante che mi aiuta poi nella pittura d'olio, soprattutto se voglio dipingere alla prima, dove il dipinto non si forma sovrapponendo degli strati lasciati asciugare, ma viene fatto e finito in un unico passaggio. Riuscire a cogliere velocemente l'essenza delle forme è qualcosa su cui voglio fare tanta pratica, perché è uno studio che può tornarmi utile in futuro. Ho stabilito di disegnare questa ninfea in 7 minuti. La parte disegnativa è stata velocissima. Quello che mi ha preso più tempo è stato il riempimento con l'inchiostro della tratto pen, ma nonostante questo sono riuscito a fare questo esercizio nel tempo che avevo prestabilito. Per il secondo schizzo ho deciso di dimezzare il tempo di esecuzione e ho cercato di disegnare delle ninfee più semplici e con pochi tratti, con l'intento però che quei pochi tratti fossero comunque sufficienti per dare l'impressione visiva delle ninfee che galleggiano sull'acqua. Finito di fare questi esercizi, voglio dedicare la mia attenzione allo studio dei colori. Il mio obiettivo è quello di riprodurre la palette utilizzata da Monet nelle sue ninfee, con questi verdi azzurri cangianti e coi toni magenta caldi, cercando di provare a mantenere quell'effetto sognante e onirico che possiamo ritrovare nelle sue opere. Per questo studio ho deciso di fare una base con i colori acrilici e mettere, così come era norma fare dagli impressionisti, il colore direttamente dal tubetto sul supporto. Voglio che la tonalità di questo dipinto parta da un colore blu che tende al viola fino a giungere a dell'ocra e del marrone caldo sul lato, per suggerire il riflesso degli alberi in lontananza di cui si intuisce solo il riflesso. Sul mio canale trovate due video dedicati a Monet. Nel primo che ho fatto vi parlo un po' della sua vita e delle sue opere con qualche accenno agli impressionisti e nel secondo invece ho fatto un video tutorial su come dipingere proprio passo dopo passo con gli acrilici delle ninfee seguendo il suo stile pittorico. Se volete approfondire l'argomento trovate i link ai video sotto nella descrizione in basso.
cerco di riprodurre l'effetto sognante e opaco mettendo del bianco al centro della composizione, allargandolo con un pennello morbido e asciutto. Questo è un elemento molto caratteristico nei dipinti di Monet. Con un pennello piatto e sottile inserisco qualche dettaglio e stabilisco la posizione delle ninfee. Una volta che la base di questo schizzo è completamente asciutta e sono soddisfatto delle tonalità che ho ottenuto, voglio definire tutto con i pastelli ad olio. Anche se è uno strumento che non uso spesso, amo l'effetto grasso dei pastelli ad olio, mi piace la traccia spessa e marcata che lasciano sul foglio e il modo in cui i colori restano saturati anche dopo che vengono sfumati tra di loro. Quello che faccio è andare a ridefinire tutto aggiungendo delle macchie e dei nuovi tratti. Uno dei miei passaggi preferiti è quello di togliere lo scotch di carta. Avere quella bordura pulita che incornicia il quadro, secondo me, valorizza tutto e fa risaltare i colori. Questo studio mi ha permesso di fare pratica su come ottenere queste tonalità che ricercavo e come dare questo effetto poco definito e abbozzato, dove dei piccoli tratti casuali con colori diversi, allontanandosi, si fondono creando armonia. Dopo gli schizzi e lo studio del colore, voglio andare a fare pratica sul soggetto. Per questo lavoro ho deciso di disegnare per la prima volta su della carta color ocra, per fare qualche piccolo test e capire come mi trovo. Prima di iniziare a colorare con i pastelli, faccio una piccola leggenda dei colori che voglio usare per capire la resa su questa carta. Per quest'altro studio ho deciso di non fare una base con i colori acrilici, ma di iniziare subito con i pastelli ad olio. A differenza dello studio del colore delle ninfee che ho fatto precedentemente, dove non ho disegnato nulla ma mi sono lasciato guidare dal colore e dall'istinto, per questo studio invece ho fatto un disegno veloce di base con alcune linee sottili per capire la posizione del soggetto. Come vi dico in quasi tutti i miei video, il modo migliore per non sentirsi sotto pressione quando si disegna o si dipinge è quello di prendere qualsiasi cosa che facciamo come uno studio, senza mai avere la pretesa di creare un'opera d'arte. Applicando questo ragionamento in tutti i lavori che facciamo, vi assicuro che l'esecuzione sarà un piacere da fare, tanto quanto poi osservare l'opera finita.
Quello su cui voglio lavorare è riuscire ad ottenere un soggetto offuscato, poco definito, come se ci fosse un alone che lo avvolge. Non mi interessa fermarmi in dettagli o essere troppo preciso. È la sensazione che voglio ottenere che guida la mia esecuzione. Come vi ho detto, questi che vi ho mostrato non sono altro che studi preparatori. Ho pensato che vedere quello che viene prima di un dipinto ad olio potesse essere interessante da condividere. Generalmente dietro ad ogni mio dipinto ci sono sempre degli schizzi veloci, degli studi delle tonalità che voglio ottenere e studi sui soggetti. Tutte queste cose poi vengono unite e eventualmente modificate un po' fino ad ottenere un progetto di un dipinto. Qualche volta mi capita di fermarmi semplicemente agli studi per poi non arrivare mai al dipinto finale, perché magari c'è un altro dipinto che voglio realizzare oppure quel determinato tema perde un po' di ispirazione a lungo andare. Altre volte invece, dopo questi studi preparatori, arrivo a fare un dipinto ad olio. Il dipinto che vorrei realizzare è quello di un mezzo busto femminile di spalle in un lago pieno di ninfee, mantenendo le tonalità del secondo studio e un alone onirico. E grazie a questi test che ho fatto e che vi ho mostrato, riesco già a capire meglio cosa voglio e cosa non voglio ottenere. Quello che vi consiglio è di non avere fretta di mettervi subito sulla tela. Provate anche voi a fare uno studio preparatorio come questo e vi assicuro che verrete facilitati poi nella vostra esecuzione pittorica. Spero che vedere cosa c'è dietro ad un mio dipinto vi sia piaciuto e che sia stato interessante per voi o che semplicemente vi abbia un po' ispirato. Non so se questi studi che ho fatto avranno un'evoluzione, ma se sarà così ovviamente documenterò tutto il processo pittorico sul mio canale con un nuovo video. Per scoprirlo l'unica cosa che potete fare è iscrivervi per non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. Io adesso vi abbraccio forte e vi auguro di fare tanti bei studi preparatori. Ciao!